Intanto l'idea è quella di specializzare di molto il presidio sull'oncologia, legando la senologia oncologica, la ginecologia oncologica, un reparto connesso di altissima intensità di cura, di eccellenza e universitario, che insieme agli altri reparti dà una risposta importante a tutta la regione Abruzzo. È stato poi approvato il 12 di maggio l'Officina del Sangue, su indirizzo del governo regionale che lo ha fortemente voluto, 4,2 milioni di euro di investimenti a valere su un servizio che è a rete, sarà valido per tutta la regione Abruzzo e quindi un vero e proprio centro regionale. La protezione medicalmente assistita con la TIVET e inoltre la terapia intensiva post-operatoria. A regime inoltre la psichiatria, la riabilitazione e la lungodegenza. Credo che sia un ospedale, un presidio che si va fortemente specializzando verso l'eccellenza e attorno a quell'eccellenza un'altra serie di reparti, di servizi a disposizione del cittadino innanzitutto.